Ehi là, salve a tutti ragazzi, eccoci qua, siamo su un video nuovissimo e soprattutto un video di presentazione di questa bestia. Sono qui assieme con il caro amico Valentino. Ciao a tutti. Che si è fatto un piccolo regalo, come sì, vedete. Diciamo che mi hanno convertito al PCismo e io l'ho fatto nel migliore dei modi, credo. Esatto, acquistandosi questa meravigliosa GTX 1070 della Gigabit. Vediamo un attimo come si presenta all'esterno, in scatolato. In scatolato, insomma, lei. Quindi abbiamo la presentazione di questa bellissima scatola con la tecnologia delle tre ventole, insomma, che poi vedremo un po' meglio con i disegni dell'Asus, con i disegni dell'Asus Strix, vabbè, ma ok, a parte questo. poi abbiamo il LED RGB. Questo l'ho presa solo per i LED. Questa scheda vale solo per quello, e anche che ha la possibilità di essere overclockata. Incominciamo col dire che sì, la GTX 1070 è la secondogenita, la sorella più media di tre sorelle, esatto, che sono la 1080, la 1070 e la 1060, che è nata da poco. Questa è la prima facciata, come avete visto finora. Poi si presenta dietro con le varie scritte in tutte inglese, tranne l'italiano, giapponese, cinese e quant'altro, insomma, che delle varie spiegazioni, insomma, di varie cose della GeForce, della Nvidia. Poi abbiamo questo lato che spiega tutti i cazzi e mazzi della scheda, tre ventole, come vedremo in secondo momento, 8. E 8 giga di DDR5, ovviamente. Poi qui sopra c'è un'altra bellissima scritta, va bene, GeForce GTX 1070. Qui dietro abbiamo una raffigurazione, insomma, delle tre ventole, come la tecnologia, insomma, come viene spiegata un po' alla buona, perché effettivamente così si capisce sì e anche no. Comunque si fa vedere un po' come funziona il raffreddamento delle ventole. Il solito bellissimo RGB, perché sennò, cioè, l'abbiamo Spectrum, perché no, cioè, questa scheda è stata comprata solo per quello. Sì, esatto. E questo è quanto, insomma, non c'è moltissimo da spiegare, anche perché sono convinto che moltissimi di voi stanno aspettando il momento, quello del spacchettamento. Esatto. Allora adesso ovviamente facciamo fare questo lavoro al proprietario, perché credo che sia di dovere, insomma. Sì. Vada. Siamo curiosi. Vada. Si apre qui. E c'è un altro scatolo che è al suo interno. Che al suo interno c'è. Allora, sto già rompendo. Sì, rompiamo tutto. Che tra l'altro, chi dice? C'è il libretto uso manutenzione, che se serve. E il mitico, nonché inutile, CD driver inutilissimo. Sì. Mi domando perché, cioè, hanno messo il CD driver e non mi hanno messo nient'altro. Questa è una cosa. Questo è strano, perché del solito mettono qualche cavo cavetto. Invece a me mi hanno messo il CD driver, forse sapevano che era indirizzata a me. Io che adoro i CD driver. CD driver è la cosa più inutile dopo il floppy disk. No, questa la mettiamo qui e adesso Dulcis in Findus. Non si apre, ecco, non si vede niente. Sì. Allora la prendiamo con molta delicatezza. Anche perché ovviamente l'avevamo già aperta un po' per vedere, però non abbiamo mai spacchettato. No, è ancora sigillata, quindi è ancora certificato Gigabit quality, quindi vuol dire che non è usata e quant'altro. Allora, il taglierino è qua. Mi raccomando, adesso fa disastri. Sì, ho un po' paura. Disastri. Oh, questa lama non taglia neanche la carta. Adesso mi taglia. Oh, a posto. Un paio di falangi. Io devo stare attento, io non sono capace di adoperare, di manovrare questi arnesi. Ce la faremo? Sì. Senti che odore. Senti.
Ed eccola qui. Bella come il sole. Ta-da! Beh, la plastica è bella. Molto buona. Ha la placca in alluminio. Cioè qua è robe grosse proprio. Sembra in alluminio, sì. Che dire, e qua abbiamo le loro porte. Le loro che porte. Sono HDMI, DVI e display port. Esatto. Port. Che magari possiamo anche tirarle fuori se ci riusciamo senza fare danni. Ecco fatto. Eccola qua. Bella come il sole. È molto entusiasmante. Molto qua. Fatto bene. Queste qua sono le cose per lo slide. Sì. Si vede? Sì. Sì. Perché stiamo facendo un video un po' improvvisato, per la verità. Fun stop. Eh sì, questi sono i LED, sicuramente poi vedremo se riusciamo, vi faremo vedere. Questa è la scheda, molto bella, leggera. Sono stato bazzitto, se si può dire, dalla leggerezza. Pensavo fosse più pesante, invece tutto sommato è una bella scheda leggera. E ha belle ventole da non grandissime. Ha bei caratteri, ha bello tutto. I caratteri. Anche perché con quello che ci ho speso è bella. Anche perché se no è bella. Altrimenti è bella. Altrimenti è bella. Ovviamente lei si presenterà così nel case. Poi magari vedremo di mettere qualche foto quando sarà accesa. Alimentazione a 8 pin. A 8 pin. Quindi ragazzi, questo è una bella scheda. Avete bisogno di un alimentatore abbastanza buono, non consuma tantissimo, perché però ci vuole stabilità. Ci vuole stabilità, ovviamente, quindi vi consiglio sempre un alimentatore da 650, da 700, insomma, per queste cose abbastanza, diciamo. Io ho un Corsair da 6,5. Bene. Quindi ragazzi, adesso mettiamo qui, così ve la gustate un pochino, e adesso vi diamo un paio di dati. Esatto. Che penso sia necessario. Allora, questa GTX 1070 ha un boost di 1822 Hz e arriva fino a 1620 Hz in OC mode, ovvero in modalità overclock. Invece in modalità gaming normale arriva con un boost da 1784 Hz fino ai 1594 Hz. Quindi è una buona scheda. La memoria clock arriva fino a 8008 Hz e ha 16 nanometri e 8 giga di memoria. Ovviamente questi qua sono dati abbastanza veloci, ha un PCI Express 3.0x16, un DirectX 12, sviluppato per DirectX 12. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso magari in post produzione metteremo qualche foto, qualche video di LED dell'assemblaggio, perché la parte più importante, alla fine lui lo ha preso solo per il LED. Sì. Anche perché io ci gioco con Empire Earth sul PC, o Worms Armageddon. A me mi interessa il 240p. Esatto. Cioè, non è che cerco di saccolta. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete. Pollicione qualche dall'altro lato, mi raccomando, i pollicioni. E se vi è piaciuto il video, ovviamente commentate, ditemi le vostre, se l'acquisterete, se non siete interessati, se avete qualche dubbio, qualche domanda, perché no, cercheremo di rispondere, insomma, alle vostre domande. E un bacione a tutti quanti, grazie di tutto e alla prossima, ciao.